Scoppia la rivolta degli immigrati. Scoppia la rivolta contro l'Italia, l'Italia che li salva in mare, li cura, li assiste. Oggi Castellammare di Stabia, Napoli. Questa bella struttura, Villa Angelina, è una delle tante sedi in cui viene ospitato chi ha chiesto asilo politico. Un'ottantina di migranti arrivati da Mali, Ghana, Gambia, Nigeria, ha bloccato la strada. Questo mese, dicono, i buoni da 75 euro erogati dallo Stato sono in ritardo di una settimana. La tessera sanitaria, dicono, è scaduta. Sollecitano i documenti d'identità per potersi muovere come gli pare. Noi siamo giovani, noi abbiamo bisogno della vita, la nostra vita, la nostra libertà. 4 giorni fa a Livorno un'altra protesta. Nell'albergo previsto non c'era la TV, non c'era internet e poi era troppo lontano dal mare. Le camere non hanno ancora, quantomeno la televisione. A Borgo Pace, in provincia di Pesaro, ancora la richiesta di internet senza fili, ma anche di creme idratanti per il corpo. La rivolta cresce, Spezia, Rimini, Avellino. Problem dentro non mangiare a buono, no soldi. Qui vogliono denaro contante e non i buoni acquisto. Altrove c'è chi chiede una dieta particolare. Riso, pesce e pollo non vanno bene. Una delle richieste del gruppo che ieri ha manifestato era quella di non avere le lasagne all'interno del menù. Chi glielo dice di queste pretese? A quegli italiani che prendono una pensione da miseria, chi glielo spiega? A queste nostre vecchiette che per mangiare sono costrette a rovistare negli scarti dei mercati rionali.